oggi la redazione di dossiersalute.com si trova a Milano e si trova in compagnia della dottoressa Federica De Pascalis. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Con lei oggi vorremmo parlare di una tecnica sempre molto più diffusa, la tecnica All-on-4. Ma cosa richiede oggi un paziente edentulo, cioè privo di denti? Oggi è cambiata proprio la richiesta del paziente. E oggi il paziente vuole sembrare più giovane, vogliamo essere sempre tutti più belli e vivere nel comfort, e questo porta ad avere a voler sostituire a tutti i costi una protesi mobile che comfort non dà in nessun caso. E oggi la tecnica implantare ci permette di poter sostituire questa protesi mobile in una struttura fissa e solida. L'esempio più importante che fa da padrona su tutti è la tecnica dell'All-on-4. È stata inventata dal dottor Malò in Portogallo negli anni 2000 ed è stata il pioniere in Italia, e senza dubbio il dottor Enrico Agliardi, che è il mio maestro, col quale attualmente io collaboro. La caratteristica di questa tecnica implantare è che solo 4 impianti nell'arco mascellare o mandibolare noi riusciamo a riabilitare immediatamente il paziente nella stessa seduta. Andiamo a posizionare 4 impianti, 2 inclinati, che hanno la peculiarità di rendere la struttura così solida da poter avvitare immediatamente nella stessa seduta il paziente e donare quindi un sorriso nello stesso giorno dell'intervento. Ma dottoressa, ci dica, con questa tecnica il risultato a lungo termine è garantito? Assolutamente sì, l'esperienza maturata negli anni nel posizionare gli impianti e lo studio elaborato intorno alla realizzazione della protesi ha permesso sì che i piccoli problemi che potessero maturare a breve e a lungo termine venissero totalmente eliminati. Quindi io mi sento di dirle sicuramente che è una tecnica oggi che ha un estremo vantaggio sia per il nostro paziente che per noi operatori. Direi che è una metodica realmente efficace sotto tutti i punti di vista, e l'odontoiatria moderna oggi si cerca di avvicinare sempre di più alla tecnica dell'All-on-4 perché vuole garantire una qualità di vita superiore al paziente e rimanere ai tempi con la richiesta della società. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi.